Aspetti, intanto terminiamo la votazione, poi ci sono colleghi che non riescono a votare? Beni. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Prego, Presidente Relacci. No, Presidente, solo per comodità dei colleghi, io direi che al termine dei lavori convochiamo immediatamente il Comitato delle Nove qui per l'emendamento accantonato in maniera che possiamo riprendere tempestivamente il pomeriggio secondo quello che lei ha detto. Perfetto. 1.859 Borghi, favorevole con riformulazione, la riformulazione è accolta. Dichiaro aperta la votazione col parere favorevole di Commissione e Governo. Colleghi, rimaniamo al posto, per favore. Almeno quelli che intendono continuare a votare. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva il successivo 1706 è precluso dall'approvazione. Allora abbiamo l'1.935 Borghi, favorevole, Commissione favorevole al Governo, votazione aperta. Lainati non riesce. Ci siamo? Greco? Fitzgerald e Palma. Palma, Fitzgerald. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Questa approvazione preclude il successivo 1.706 Mannino. Passiamo quindi all'1.818 Borghi. Parere favorevole di Commissione e Governo. Votazione aperta. Ci siamo? Antimo Cesaro. Onorevole Cesaro, tolga la pallina e voti con le dita. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo all'1.853. Mannino, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, il comma 5 sostanzialmente dà l'incarico all'ANAC di redigere le linee guida che di fatto queste soft law che di fatto andranno a sostituire buona parte di quello che oggi è compreso nel regolamento del testo unico sugli appalti. E già questo per noi è, come dire, criticabile perché non dice entro quali termini l'ANAC dovrà redigere queste linee guida e quindi anche qui rispetto ad una tempistica di recepimento delle direttive che è abbastanza stringente non capiamo appunto l'ANAC in che tempi riuscirà a fare tutto questo lavoro. Ma in particolare l'emendamento, proprio perché stiamo dando ad ANAC come dire, un incarico legislativo, tra virgolette, ormai possiamo dire. E siccome i documenti redatti da ANAC dovranno chiedere il parere, devono essere trasmessi prima dell'adozione alle competenti commissioni parlamentari per il parere, noi chiediamo che il parere che le commissioni danno ad ANAC siano un parere vincolante, proprio perché è palese dal nostro punto di vista che ANAC non è un organo parlamentare, anzi è un organo